a tutti, spero vi siate infocillati. Allora, adesso io provo, questo mio intervento non era previsto in realtà, poi vi dirò perché, ma tutto sommato forse è utile. Diciamo che non l'abbiamo inserito appunto per lo slittamento di Riccardo per parlare domattina. All'inizio non l'avevamo previsto perché in realtà noi siamo in una fase in cui come biblioteca, proprio dal punto di vista della gestione, di tutta una serie di processi che adesso proverò a raccontarvi, siamo in continua evoluzione, quindi forse ci sembra, insomma, magari un accenno l'avremmo fatto comunque, però costruirci una relazione ci sembrava forse ancora per certi versi prematuro, però non importa, perché in realtà la cosa che abbiamo detto anche un paio di settimane fa ad Ancona è che proprio questa fase del processo anche di immaginazione del funzionamento della biblioteca, anzi dei due funzionamenti della biblioteca, poi vi dirò perché due, è bene che sia partecipata e testata sul campo. E quindi magari noi vi raccontiamo un po' qual è il punto a cui siamo arrivati dei ragionamenti e della definizione delle regole, e se chiunque vorrà darci in qualche modo un ritorno, un riscontro, ci aiuta sicuramente in questo lavoro di progettazione, posto che comunque io penso che ancora per parecchio tempo, anche mentre la BIL funziona, viaggia, si espande, si dissemina, probabilmente continuerà anche ad evolversi e trasformarsi. Questo, per questo motivo, prima ci siamo detti che io racconterò la mia idea di BIL, che non è necessariamente quella che arriverà alla fine e quella condivisa dagli altri partner. Stavo anche pensando che la cosa divertente di questo processo è che io, che sono per natura un indisciplinato, una storia mia personale di casini vari, di persona non proprio addetta alle regole, diciamo, in realtà mi trovo spesso a fare quello che rompe le scatole e dice facciamo le regole, e invece no, i magistrati devo dire sono quelli che mi aiutano un po', però i bibliotecari, tutti gli altri che vabbè, spaziano e sono assolutamente reticenti sulle regole, non le vogliono costruire le regole, quindi tutto quello che vi raccontano qui in realtà non lo praticano, almeno nella BIL, cioè non vogliono che si facciano le regole, e io che per natura appunto non le vorrei, io dico no, bisogna che capiamo, che diamo le istruzioni, quindi questo è il motivo per cui mi compete questo ruolo oggi, di provare a spiegare quali sono un po' le regole che abbiamo pensato. Allora, prima di tutto però vorrei fare un sondaggio, perché noi ci siamo trovati, da quando la biblioteca ha cominciato a circolare anche come informazione, ci ha chiamato, perché poi tutto questo, noi abbiamo iniziato con un piccolo progetto, poi arriva la RAI, arriva Tele 2000, arriva insomma, e Silvana Sola che va in pellegrinaggio continuamente a convegni con 2000 persone a raccontare della BIL, quindi sembra che questi 5-6 che siamo, in realtà abbiamo messo in piedi chissà che roba. E quindi capita continuamente che ci contattino da tutta Italia, anche in mezzo a voi ci sono appunto persone che arrivano anche da molto lontano, e per capire prima di tutto quello che ci chiedono è: ma possiamo chiedere alla BIL? E dico, no, come faccio a mandarti a Vieste, non so se c'è un insegnante di Vieste, la biblioteca o da altre parti, e quindi vi spieghiamo qual è l'altra modalità con cui la biblioteca proverà a viaggiare. E quindi ecco, la prima cosa che vorrei fare è un piccolo sondaggio, ma giusto così per avere una percezione, perché sicuramente l'avete scritto nei moduli, ma così facciamo prima e ci rendiamo anche tra voi, vi rendete conto che magari i moduli non li vedete. Quindi vorrei capire quanti di voi, per alzata di mano, arrivano dalla provincia di Pesaro, arrivano nel senso insegnano, insomma. Ok, ma manco la maggioranza voi. E quanti da voi arrivano dal resto delle Marche? Quanti di voi arrivano dal resto d'Italia? Allora, dal resto d'Italia il gruppo di Padovane, le Padovane, e invece giù in fondo chi arriva dal resto d'Italia? Dove? Marche. Ah, era un falso. Quindi ok, da tutte le iscrizioni che avevamo, Alessandria, Vieste, per ora solo le Padovane, vediamo se domani recuperiamo. Ok, allora adesso io darò appunto due idee di come viaggia la biblioteca, le idee che ci siamo fatti noi,
dove il confine sta appunto, almeno per ora, tra provincia di Pesaro e resto del mondo. Allora, nella provincia, perché noi quando siamo partiti questo progetto in realtà era costruiamo questa biblioteca della legalità e con le scuole con cui collaboriamo la facciamo viaggiare. Quindi la prima cosa che facciamo è fare viaggiare fisicamente quella biblioteca che voi vedete. Noi ne abbiamo due di biblioteche, non è completa rispetto alla bibliografia, anche se la stiamo completando, penso che lo faremo a breve. Per ora ne abbiamo due, secondo me presto dovremo cominciare a averne anche, insomma, a ragionare di averne anche di più, e viaggiano dentro dei trolley. Anzi, ne abbiamo due e un po', nel senso che noi all'inizio abbiamo chiesto agli editori di mandarci i libri e abbiamo detto mandateci in doppia copia, alcuni molto generosi ci hanno mandato anche 3, 4, 5 copie e quindi in realtà oltre alle due quasi complete ne abbiamo anche altre piccoline fatte almeno di alcuni libri della bibliografia. E quelli appunto viaggiano all'interno dei trolley e viaggiano prevalentemente nel mondo della scuola, anche se noi in realtà su questo non abbiamo mai posto un limite. Quando l'abbiamo immaginata viaggiare questa biblioteca, questi trolley, abbiamo pensato che in realtà poteva viaggiare anche all'interno di altre istituzioni, per esempio all'interno di biblioteche che la vogliono ascoltare e ospitare, o anche all'interno di eventi, come è stato per esempio quello che abbiamo che vi è stato raccontato del tribunale, quindi magari uno, due giorni, un evento, la biblioteca sta lì, ovviamente non funzionerà col prestito, eccetera, però sta lì almeno a essere presentata. Quindi diciamo la scuola è sicuramente l'interlocutore privilegiato, ma non esclusivo. E, quindi quello che noi facciamo, diciamo l'idea un po' che ci siamo fatti, che l'anno scorso in parte abbiamo iniziato a sperimentare, quest'anno proviamo a fare in maniera più precisa, come io voglio, è quella appunto di raccogliere proprio in questo contesto, quindi tra oggi e domani cercheremo di farlo, le prenotazioni, quindi diciamo le scuole che sono interessate a ricevere, a ospitare la biblioteca per un periodo, adesso vi faremo avere un modulo, potranno chiedere di avere insomma attraverso questo modulo. Dopodiché noi ci siamo fatti l'idea più o meno che questa biblioteca potrebbe restare all'interno delle scuole per 2 mesi. Questo è uno dei temi su cui non siamo d'accordo tutti, insomma, nel senso che alcuni dice no, deve stare 1 mese, alcuni dice stare 3 mesi. Tutte le sono tutte giuste, nel senso che chi sostiene il periodo più breve pensa ad una rotazione un po' più, insomma, siccome le biblioteche sono limitate, magari riusciamo a raggiungere più scuole. Chi magari pensa a periodi più lunghi perché giustamente privilegia l'approfondimento, quindi il lavoro più approfondito, quindi non è che c'è, ovviamente la mia idea è sicuramente la più giusta delle altre, però tolleriamo anche idee differenti. E, quindi diciamo che ci siamo trovati, come per forza bisogna fare in questi casi, sull'idea, quindi indicativamente il periodo di permanenza di una biblioteca all'interno di una scuola potrebbe essere un paio di mesi, poi se una scuola dice a me basta 1 mese, un'altra dice io ho questa idea in testa per cui mi serve 3 mesi, noi siamo ovviamente ci rifletteremo sopra anche in base a quante sono le richieste, eccetera. Abbiamo anche pensato fin dall'anno scorso, siccome sappiamo, l'abbiamo visto l'anno scorso, quest'anno siamo certi che lo sarà ancora di più, sappiamo che le richieste rispetto al numero delle biblioteche fratto il numero dei mesi in cui dura l'anno scolastico, anzi viceversa, diciamo non ci porta, nel senso non riusciremo a soddisfare tutte le richieste, abbiamo pensato di creare una sorta di criteri di priorità, cioè di privilegiare in qualche modo quelle scuole che non prendono la biblioteca come iniziativa a sé stante, ma che hanno lavorato, che lavorano, che continueranno a lavorare sul tema della legalità e quindi diciamo ospitano la biblioteca all'interno di un percorso un po' più articolato. Quindi vedrete nella scheda di richiesta che vi chiediamo alcune cose, per cui se per esempio la vostra scuola ha fatto, la vostra classe ha fatto il processo simulato, ha intenzione di farlo, ha mai visitato la fattoria della legalità, ha intenzione di farlo e altre cose, insomma. Questo ci aiuterà in qualche modo a creare un po' dei criteri di priorità e anche a ricattarvi, nel senso che se volete la biblioteca della legalità dovete fare le altre cose. E, dopodiché abbiamo pensato, siccome
come vi veniva detto anche da Valeria, questo è un progetto che si regge principalmente, no, per ora esclusivamente, sul volontariato. Stiamo cercando di creare dei meccanismi che siano più possibili fluidi e anche autonomi nella gestione. Per cui abbiamo immaginato questa cosa, che noi adesso, diciamo, decisa il calendario, insomma, dei viaggi che faranno le nostre biblioteche in questo anno scolastico, consegneremo la biblioteca alla prima scuola e poi chiederemo via via alle biblioteche, alle scuole che vengono dopo, di andarsi a recuperare la biblioteca nella scuola che ce l'aveva precedentemente. E così chi verrà dopo la verrà a recuperare, quindi diciamo ogni scuola farà un viaggio, insomma gli chiederemo di contribuire alla parte volontaria del progetto sobbarcandosi questo viaggio, questo trasporto. E l'altra cosa che chiediamo alle scuole, e questo riteniamo sia importante e riusciremo a valorizzarlo nel tempo, forse non subito ma nel tempo sì, e chiediamo alle scuole di raccontarci che cosa ci fanno, nel senso che noi volutamente per ora non abbiamo definito che cosa con questi libri ci si deve fare. La fantasia può spaziare su che cosa si può fare con questi libri, e quindi lasciamo su questo libertà. Andando avanti sicuramente abbiamo già in testa di elaborare delle proposte, degli spunti, però mai arrivare a con la biblioteca ci si fa questo. E quindi questo sarà assolutamente libertà, non solo libertà, ma sarà proprio diciamo un pezzo dello spirito del progetto, cioè che le scuole hanno in mano uno strumento e partecipano a far vivere questo strumento costruendo il percorso da farci attorno. Però perché questa costruzione, questo lavoro, questo impegno non rimanga chiuso all'interno della classe che lo ha fatto, chiediamo su questo il massimo possibile della condivisione. Quindi vi chiediamo di documentare tutto quello che è possibile documentare in formato digitale, semplicemente perché poi tutto questo finirà in qualche modo su internet, perché sia fruibile anche da altri, quindi foto, video, testi che i ragazzi scrivono, che insomma qualunque cosa venga fatta, possibilmente, no, possibile, obbligatoriamente andrà documentata e poi ci verrà consegnato il materiale, in modo che pian piano cominceremo a strutturare la sezione delle buone pratiche, degli esempi, dei modelli che anche altri possono seguire, così chi verrà dopo di voi avrà già tutto il lavoro impostato, anche se noi vieteremo di fare esattamente le stesse cose che hanno fatto. E questo quindi diciamo è un po' il meccanismo che utilizzeremo nei confini che riusciamo a gestire. Adesso dico provincia di Pesaro, spero che nessuno sia di Sasso Corvaro, vabbè, il viaggio lo fate o Lunano. Io sono di Sasso Corvaro ma lavoro. Ah, ok. Vabbè, tanto la devi venire a prendere te, quindi pensaci bene. Sono più di 65 km. Complimenti. I padovani ti hanno fregato, però complimenti. E faremo che processo si quindi la pigliano pure questo. No, no, scherzo, insomma. Però è, diciamo, il territorio che riusciamo a gestire. E questo è appunto la cosa che continueremo a fare noi come Bill di Fano, dintorni, provincia, eccetera. C'è un, adesso non mi, insomma, non sono così fanatico delle regole da leggere il regolamento, quindi poi ve lo lasceremo, lo vedrete, ma sono queste indicazioni che vi ho dato, insomma, che cosa ognuno si impegna a fare. L'altro percorso che sta diventando invece molto interessante è quello che abbiamo chiamato della disseminazione, cioè di come questo progetto sia un format così, che in realtà può essere facilmente replicato ovunque. Questo l'abbiamo pensato proprio perché ci siamo subito resi conto del prototipo di questo, nel senso che lei nel progetto all'inizio dice io la replico a Roma, e quindi ci siamo subito resi conto che questa era un'altra strada importante che questa biblioteca poteva fare, cioè quella di essere replicata senza, insomma noi l'abbiamo costruita per carità lavorandoci, faticando eccetera, ma senza ammazzarci, insomma, quindi siamo la dimostrazione che si può fare.
e siamo certi che si può fare ancora di più nel momento in cui c'è già tutto un pezzo di lavoro fatto. Dopo vi dico anche una cosa importante sul lavoro fatto o che faremo a servizio di tutta la rete italiana che nascerà attorno a questo progetto. E quindi abbiamo pensato che questa cosa possa essere replicata, proprio perché appunto continuamente da altre parti, questo è il problema di internet, tu fai una cosa a Fano, che è un posto sconosciuto ai più, e qualcuno da Padova dice: oh, bella quella cosa, mandami la biblioteca. Siccome appunto questa cosa non è gestibile, abbiamo pensato a questo modello di replica del progetto. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è creare i presupposti per cui replicare il progetto altrove sia abbastanza facile, però anche in questo caso ponendo delle regole. E nel senso che, come noi abbiamo visto che un valore importante di questo progetto è proprio la rete, è una rete tra l'altro non scontata, nel senso che se noi pensiamo a Libera, Libera è una rete di soggetti, ma una rete di soggetti, è vero, anche in alcuni casi eterogenea, ma sostanzialmente di associazioni che fanno quella cosa, si occupano di questo. Però per esempio dentro Libera non ci sono i bibliotecari, non c'è il Bitalia, insomma. E quindi diciamo questa rete che è nata attorno a questo progetto, abbastanza eterogenea anche per interessi, per compiti, per quello che fa, anche se poi si riconosce fortemente in valori condivisi, crediamo che sia un valore, che non debba essere un valore occasionale, cioè un'alchimia strana che si è creata su questo territorio, ma che debba essere uno dei presupposti che accompagnano questo progetto ovunque vada. E quindi una delle, diciamo, dei presupposti che noi chiediamo quando nasce da qualche parte l'idea di replicare il progetto è che prima di tutto si lavori a costruire questa rete. E quindi noi suggeriamo, anche qui la logica è sempre quella del suggerimento, suggeriamo la rete di cui abbiamo esperienza, per cui diciamo provate a contattare Libera se c'è sul territorio, le associazioni che si occupano di antimafia, l'associazione magistrati, i bibliotecari, la biblioteca, le istituzioni, le scuole, eccetera. Dopodiché non poniamo nessun tipo di limite, nel senso che se l'associazione dei dentisti di Caricati vuole far parte della biblioteca, perché no? Quindi diciamo diamo degli spunti, magari cominciate da quelli, però poi ognuno sul territorio sa come muoversi e chi coinvolgere. Dopodiché chiediamo anche, ma questo proprio per un'esigenza nostra di comunicazione, individuate un capofila tra questi e del capofila dateci una persona di riferimento, perché altrimenti non, proprio perché diciamo, noi poi chiediamo anche in questo caso fateci sapere cosa fate con le bill, mandateci materiali, quindi dobbiamo sapere chi contattare. E quindi diciamo costruite la rete, mettete insieme più soggetti interessati a questa cosa, sottoscrivete un protocollo che condividete, anche qui non l'abbiamo scritto il protocollo, fatelo il protocollo e scriveteci le cose che ritenete, sapendo che i principi della biblioteca sono questi, quindi quelli sicuramente vi riconoscete, e poi attrezzatevi per materialmente ottenere la biblioteca. Allora io, siccome qui davanti ho un editore, non vi posso dire che... Grazie. Ho appena detto che sennò vi ritrovate libri tutti uguali. Esatto. Dopo chiudono i piccoli, perché poi cosa succede? No, devo dire che qua sono stati bravi anche i grandi, nel senso sì, che ci hanno mandato i libri grandi. No, perché dicevo, non vi posso dire che noi siamo riusciti a averli quasi tutti gratis, perché insomma, gli editori, sia piccoli che grandi, devo dire, hanno creduto in questo progetto e quindi l'hanno sostenuto anche in questo modo, perché se nascono 100 bill in Italia e ognuno chiede libri grandi, insomma, forse Mondadori gliela fa. Sì, no, quindi diciamo escludiamo questo criterio e attrezziamoci. Allora su questo vi porto, anzi ve lo potrebbero portare diretti diciamo interessati, perché alcuni sono presenti, diciamo l'ultimo realtà che ci ha contattato, una delle ultime realtà che ci ha contattato per attivare una biblioteca, ma è anche quella che ha già fatto più un pezzo di strada, è quella di Ancona. Qua. E Ancona si è, diciamo, ha fatto questo lavoro, ha creato la rete, abbiamo fatto un bel evento due o tre settimane fa, insomma, partecipatissimo, dove sono riusciti a coinvolgere un sacco di soggetti in realtà diverse, e si sono posti subito il problema di come reperire i libri, perché poi parliamo generalmente
ci sono dentro gli enti pubblici che sicuramente fanno parte dei soggetti che non hanno soldi, quindi parliamo generalmente di una rete fatta di soggetti che fanno fatica, insomma, a tirare fuori probabilmente 1.800-2.000 euro per mettere insieme la biblioteca. E quindi ovviamente ad Ancona si sono posti questo problema. Hanno fatto un passaggio prima, sono andati alla biblioteca dei ragazzi di Ancona e sono andati a vedere quali libri della bibliografia c'erano già, e ne hanno trovati una buona parte. Quindi, diciamo, adesso dicevo, un lavoro di non so se di convincimento già avvenuto, se è un problema o meno, insomma, diciamo che gli avrebbero chiesto la possibilità di utilizzare questi libri in questo modo qui, cioè facendoli girare, mettendoli nel trolley, eccetera. E quindi si pongono il problema di come comprare gli altri, e su questo hanno già, qui appunto noi siamo già nella fase di copiare i nostri, quelli che ci hanno copiato, nel senso che hanno coinvolto, cosa che noi non abbiamo fatto, siamo stati bravi a coinvolgere un'altra serie di soggetti, non abbiamo pensato alle librerie. Loro invece la prima cosa che hanno fatto sono andati in tutte le librerie di Ancona, e tutte le librerie di Ancona hanno dato la disponibilità a collaborare. Le librerie sono come le piccole case editrici, non gli potete chiedere case di libri gratis, però hanno dato la disponibilità, uno, a tenere, a promuovere il progetto, quindi a tenere sui loro banconi il busto ufficiale del progetto, della Bill di Ancona, e quindi chiunque vuole può sostenerlo. Immagino, questo non l'ho chiesto a Raffaele, ma immagino che poi i soldi raccolti in quella libreria saranno spesi in quella stessa libreria, per correttezza. E per supportare questa cosa hanno dato anche la disponibilità da qui a Natale, forse anche oltre, a organizzare una serie di eventi, in particolare letture destinate ai ragazzi, quindi diciamo coinvolgere letture ovviamente tratte dai libri della biblioteca, quindi per far conoscere i libri, ma anche per far conoscere il progetto e sollecitare l'adesione. Questa è, diciamo, un'esperienza che vi porto, quindi che noi non abbiamo nemmeno suggerito, ma che sicuramente copieremo, ma se ne possono, insomma, ognuno sul territorio sa come muoversi per risolvere queste cose. Altri magari non hanno nemmeno questo problema, hanno un'associazione grande, il comune è un po' più strutturato, quindi adesso io vi parlo da poveri marchigiani che siamo sempre lì a fare gli esattori, però magari da altre parti questo problema non c'è. E quindi ecco, questo è l'altro passaggio da fare, cioè procurarsi i libri, c'è anche la rapina, l'esproprio, insomma, quello valutate voi. E la rapina, quella biblioteca della legalità. Già... Apriamo un dibattito. L'esproprio dipende da quale catena di librerie è scelto, no? Esatto. Rapina di idee. Esatto. Quindi ecco, questo è l'altro passaggio. E poi l'altra cosa che chiediamo, che continueremo a chiedere, allora, che diciamo almeno quello che viene, quello o il suo delegato, insomma, diciamo una persona per ogni gruppo che nasce sul territorio, dia la disponibilità a avere almeno un momento di condivisione con tutta la rete, che potrebbe, probabilmente sarà la continuazione di questa attività che noi continueremo a fare tutti gli anni. Credo, almeno questa è la nostra idea, cioè continueremo a fare tutti gli anni ad inizio anno, più o meno ad inizio anno scolastico, e questo incontro, chiamiamolo di aggiornamento, ma che sarà sempre di più anche un momento di confronto, di condivisione, eccetera. E quindi, diciamo, le biblioteche che nascono dovrebbero in qualche modo partecipare a questo momento, insomma, dove condividere. E poi non vi parlo di aspetti economici, perché su questo non siamo assolutamente d'accordo all'interno. Io sono l'esattore marchigiano, e invece sono altre parti che dicono dobbiamo fare tutto gratis, anche lì troveremo una mediazione. E nel senso che, diciamo, almeno per le regolamenti come abbiamo scritto oggi, ci sono anche una compartecipazione economica al progetto, quindi che i gruppi locali in qualche modo sostengano anche il lavoro che c'è dietro. E adesso vi dico anche perché. Qualcuno dice perché vuoi soldi, perché hai scritto una lista di 100 libri su un foglio di carta, che comunque è una cosa che ha un valore, perché non sono libri, insomma, 100 libri scelti così, ma scelti, come vi diceva prima Valeria, con un criterio da professionisti, però diciamo non è questo il motivo per cui chiediamo un contributo, ma perché accanto a tutta questa, diciamo, uno dei partner di questo progetto, come vedete dai volantini eccetera, è l'ISIA di Urbino. L'ISIA di Urbino è una scuola
quasi un'università, sta diventando addirittura un'università, diciamo comunque è un istituto superiore per le industrie artistiche, mi sfuggono meglio le definizioni, comunque diciamo dove dentro ci sono, dove si insegnano una serie di materie che hanno a che fare con la grafica, con gli allestimenti, tutta una serie di cose, che in questo momento particolare della storia, da un paio di anni, si trova ad avere come presidente Nando Dalla Chiesa, che è anche presidente onorario di Libera, oltre a tutta una serie di altri ruoli, non solo ruoli materiali, ma insomma diciamo gli aspetti importanti che ha questa figura umana, e che quindi diciamo sta accompagnando fortemente questo progetto, come altri che come Libera e Fattoria della Legalità stiamo facendo. Una delle cose che Lisia ha fatto in questi ultimi mesi proprio è stato progettare una serie di strumenti che accompagnano, che accompagnino, che accompagneranno la biblioteca, e che in, adesso per semplificare, in realtà la cosa è più articolata, ma che per semplificare sono gli strumenti di comunicazione e gli strumenti, chiamiamoli logistici, nel senso che noi abbiamo chiesto a Lisia di progettare la libreria, che non è solo la libreria ma è il sostituto del trolley. Adesso i libri viaggiano all'interno di trolley comprati allo Shani, sconto, no? Eccetera, e un bel giorno, quando riusciremo ad attivare questa cosa, viaggeranno invece all'interno di dei contenitori molto più belli, molto più funzionali, che hanno questo è proprio il mandato che avevamo dato a Lisia, che hanno la capacità di trasformarsi anche in espositori, quindi chi riceve la libreria la biblioteca ha già la libreria dove utilizzarla. Forse non era il principale dei problemi, però ci sembrava carino, anche perché pensando appunto non solo alla scuola che magari la mette nella biblioteca scolastica, ma a chi magari ci fa l'evento, la espone in quel momento e quindi ha bisogno anche di un supporto logistico. Accanto a questo tutta la parte della comunicazione, che comprende anche quella cosa che vi dicevo prima, i manuali didattici, gli strumenti appunto che servono a utilizzarla, diciamo, a trarre spunti per utilizzarla. E anche diciamo, lo strumento informatico che ci servirà a fare tutto il lavoro di condivisione, di racconto, di socializzazione delle esperienze che con la biblioteca si fanno, quindi il sito internet. E quando ci immaginiamo questa cosa, ce la immaginiamo adesso, vabbè, nel caso della realizzazione degli strumenti proprio ovviamente un costo vivo, nel caso della gestione di tutta una serie di attività che staranno dietro al, insomma, mantenere il sito internet con tutto quello che comporta, mantenere le relazioni eccetera, ci immaginiamo che prima o poi il volontariato non sarà più sufficiente a questa cosa, quindi pensiamo, però smentiteci, che prima o poi questo progetto abbia bisogno di un minimo, non ovviamente di grandi fondi, ma di un minimo di partecipazione anche economica per poter sostenere questo tipo di attività che poi vanno a servizio di tutta la rete. E ecco, questa è un po' l'idea, al punto di maturazione a cui è arrivata adesso. La cosa che appunto abbiamo detto ad Ancona, che continuiamo a dire, è su questo aiutateci, nel senso che diciamo idee, critiche, proposte, modalità diverse, insomma sono assolutamente utili al laboratorio che è in questo momento la tentativo di immaginare questo progetto che si espande e cammina e si replica in altri territori. Per esempio il corso di formazione, secondo me, andando avanti non potrà sempre solo essere uno e qui, cioè magari sì, sarà sempre qui, ma accanto ne dovranno nascere altri più diffusi sul territorio. Uno per regione. Vediamo adesso cosa. Scusa, noi l'anno scorso come scuola media Matteo Muti abbiamo ospitato, penso per primi, la BIL, questa biblioteca della legalità, esperienza meravigliosa sotto tutti i punti di vista, il recupero del libro, del tempo di lettura, e quindi il ragazzo stesso che approccia, si ferma, solo veramente devo dire punti di forza. E abbiamo avuto dei tempi un pochino stretti, anche perché già eravamo ad aprile, inizio maggio, quindi quasi al finire delle attività didattiche, e il lavoro che è stato impostato è stato più un lavoro di classe. Quest'anno, se saremo tra i fortunati che ospiteranno di nuovo la BIL e parteciperemo al progetto simulato, al processo simulato,
e pensavamo di avviare piano piano anche un lavoro a classi aperte, proprio noi principalmente coinvolgiamo le classi terze in questo, per tutta una serie di collegamenti didattici, sia con la storia, la costituzione di lavori che comunque vengono già impostati dalla prima, quindi a volte anche le seconde poi intervengono, però principalmente con le terze. E quest'anno stavamo valutando proprio perché non puoi coinvolgere, noi abbiamo 8 sezioni, quindi 8 classi terze, contemporaneamente nella loro totalità tutti i ragazzi, e quindi di attivare, far leggere magari questi testi e poi i ragazzi stessi saranno a veicolarli, a presentarli magari tra loro applicando un lavoro veramente a classi aperte. Più o meno stiamo un po' ragionando in questi termini e poi via via vediamo come faremo sapere per le giornate. Sì, questa è la... È il principio. Io sempre mi chiedevo, voi che l'avete avuto, ma i ragazzi se li sceglievano da soli? Li avete indirizzati nella scelta? Cioè, noi come avete presentato velocemente i libri proprio perché c'era un po' questo problema di tempo. E poi i ragazzi li lasciamo sempre comunque molto liberi di fare una scelta anche abbastanza istintiva a volte, veramente in base al titolo o alla... può essere veramente per un titolo più accattivante. No, noi abbiamo lasciato questa scelta molto libera, molto istintiva, anche perché uno vale l'altro, nel senso che erano tutti molto validi come testi, quindi non sarebbe stato neanche facile dare una guida così netta, così precisa. E il ritorno è stato meraviglioso perché per la prima volta dei ragazzi di 14 anni si avvicinavano anche a quello che è, nel termine più ampio proprio lato, alla politica, cioè a quello che è il loro, tutto quello che è fuori dal loro mondo. La bellezza di questo progetto è anche tenere continuamente il micro e il macro, la legalità nel mio piccolo, no, che parte dal processo, dall'atto di bullismo, quello che può essere, poi arrivare al macro, alla mafia, alla criminalità organizzata. E c'è questo continuo gioco di sponda tra il micro e il macro, e alcuni mi sono tornati, ho in mente in particolare un esempio, un ragazzino dicendo: io non avevo capito cosa fosse la politica, e hanno iniziato anche a guardare di più i telegiornali, proprio ad essere coinvolti. Insomma, si commenta da solo, non devo aggiungere altro, credo. Beh.